Oggi vi racconto di Wilhelmina Fleming, un'astronoma scozzese statunitense. Incinta e abbandonata dal marito, Wilhelmina trova lavoro come governante presso la casa di Edward Charles Pickering, che era direttore dell'osservatorio astronomico di Harvard. Deluso dai propri collaboratori, Edward decide di assumere come catalogatrice stellare Wilhelmina e in pochissimi anni Wilhelmina, oltre a catalogare oltre 10.000 stelle, rivoluziona la catalogazione stellare attribuendo ad ogni stella una lettera in base alla quantità di idrogeno contenuta appunto nelle stelle. E questo lavoro verrà poi riconosciuto dalla Società Astronomica di Londra, che la nominerà componente onoraria.